Il primo premio per la giuria tecnica, composta da due artisti che vedremo dopo, se lo aggiudica Marcella Alfiero con la poesia Namori in tempesta. Facciamo un po' di questo applauso. Come Marcella, la vuoi almeno vedere? Almeno Marcella, gira qua, fatti vedere la pubblica di tuo applauso. E con l'occasione ti dico, cara Marcella, che la tua poesia, che so essere davvero molto bella, è stata messa in musica da due grandissimi artisti che l'hanno anche votata. Lui nasce da una famiglia di musicisti, la musica appartiene alla mia esistenza, dice. Ha realizzato 4 album con il Gentleman's Agreement, scusatemi l'inglese, non l'avevate detto questa parte. E un mese fa è uscito il suo primo album da solista, Mamma Quartieri, e dopo ci dirà qualcosa in più sui suoi progetti. Lei invece inizia il suo percorso musicale a 12 anni, nel 2008 il suo primo disco da solista, Flowers, questa mi è venuta bene, che viene presentato nel 2009 alla Fnac di Napoli e nel 2010 il grande successo con la band Fabiana Marcone and the Sunflowers. Una voce mozzafiato, calda e profonda. Sono lieto di invitare sul palco i primi cantanti della serata. Lui è Giglio e lei è Fabiana Marcone. Buonasera ragazzi, sono davvero onorato di avervi sul palco di Come Tro. Mentre voi sistemate gli strumenti, io dico giusto due parole. Siete già pronti? Ok, volevo semplicemente dire che prima Giglio e Fabiana si esibiranno in appunto Namori in tempesta con le parole di Marcella, dopodiché ci presenteranno un progetto, una canzone scritta da Giglio ma cantata da entrambi, dal titolo Figli e Dio. Dopo magari spendiamo due parole. Adesso vi dico grazie e per Come Tro è un onore avervi con noi. Grazie mille. Buon onore per noi. Grazie per il viso. Questa voce così profonda mi scappa. Così a questo punto io toglierei il disturbo, con permesso. Giglio e Fabiana, vai! Grazie mille! Buona Fabiana, sei pronto? Bella pancia! Ah, oh sì! Come prima cosa, prima di suonare, fare qualsiasi nota, una bocca, bisogna ringraziare il fuoco. Senza il fuoco non sa niente. Quindi un applauso al fuoco. La seconda cosa, mi sono organizzare un grandissimo ringraziamento anche per il pubblico che lo spettacolo e negli occhi dello spettatore. Thank you.